Conferma l'imbattibilità interna all'Atletico Maida nei confronti del OSG Rifalco. Andato in svantaggio per un autorete di Garofalo nel primo tempo, la compagine di Maida riesce a ribaltare la situazione con una doppietta di Martinez, il primo gol sul rigore e i gol di Carchedi e Grande, batte per 4-1 proprio l'USG Rifalco che si è presentato in terra avversa, ovviamente con la prospettiva di poter raccogliere qualche punto dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa. Ma come dicevamo, l'Atletico Maida dimostra di essere forte almeno tra le mura amiche e riesce a quindi ottenere questi tre punti importanti che lo proiettano al quinto posto in classifica a 20 punti insieme con il Rocca di Neto e il Real Fondo Gesù, che è stato battuto oggi a Borgia. Un campionato che vive chiaramente in virtù della coppia Scandale Caraffa, ma che vede alcune squadre, tra cui oltre all'Atletico Maia del Ciro Marina anche il San Mauro Marchesato e il Borgia, che inseguono per conquistare almeno il terzo posto valido per la lotta per i playoff. Una partita interessante, anche se giocata su un campo impegnativo per il vento e la pioggia che è caduta nella giornata di ieri e di oggi. E quindi importantissima questa vittoria, come dicevamo, per la squadra di casa, invece il Girifalco, che purtroppo resta ultimo in classifica, distaccato di 3 punti dal Maggisano e di 4 dalla Nuova Valle.